anche oggi. Restiamo su Genova e restiamo appunto sulla manutenzione. Ieri abbiamo avuto il sindaco Bucci qui ospite e proprio alla domanda su quando questa manutenzione da parte di Autostrade finirà, si sta andando avanti a step. Il prossimo, ha detto il sindaco Bucci che l'8 agosto dovrebbero finire tutti quanti i lavori. Ci conferma? Ma noi abbiamo terminato, Autostrade per l'Italia ha terminato i controlli sotto la nostra, diciamo, supervisione il 28 di luglio, i controlli. Dai controlli sono emerse situazioni di manutenzione molto trascurata e quindi si è previsto su alcune gallerie, sono circa 6-7 gallerie, di fare interventi immediati senza aspettare l'autunno, perché il livello di gravità a nostro avviso prevedeva un intervento immediato e quindi progressivamente in questi giorni stiamo tornando alla normalità. A settembre il comitato è previsto in prefettura, previsto dall'articolo 49 del decreto semplificazioni, il Ministero delle Infrastrutture col prefetto, gli enti locali, e in quell'occasione inviteremo anche i sindacati e le rappresentanze delle imprese, presenteremo invece il piano delle manutenzioni nella progressione dell'inverno, una serie di interventi che ovviamente andranno dai più urgenti a quelli meno urgenti, che noi vorremmo presentare compatibilmente con una serie di fattori trasportistici e viabilistici per evitare disagi. Ma anche rimanendo sull'estate, l'8 agosto è una data, si chiuderanno i cantieri per quella data? Sono progressivi, sono due gallerie che vengono chiuse, vengono risolte questa notte, poi ce ne sono altre due il 6 e la data dell'8 agosto dovrebbe essere per le ultime due gallerie, quindi sono due il 4, due il 6 e due l'8 di interventi di manutenzione, le ispezioni sono finite il 28. Allora, chiudiamo questo capitolo relegato ai cantieri e alla Liguria, oggi sul Sole 24 Ore. Però mi lasci dire una cosa su questo. Prego. Mi scusi, mi lasci dire una cosa su questo. Io vorrei evitare le ipocrisie, no? A me vanno bene tutte le polemiche, noi siamo qua per lavorare, non certo per chiacchierare. Però quando si parla di sicurezza e si parla di quello che è successo a Genova, io credo che bisognerebbe abbassare di due toni le polemiche sulle questioni legate alle gallerie. Non è stata una decisione facile, sa, la mia, quella di avviare a gennaio un piano di controlli e di interventi su 380 gallerie, che sono più della metà delle gallerie presenti in tutto il paese. Ma lo abbiamo fatto perché avevamo evidenze di rischi e siccome alle parole devono seguire i fatti, quando si parla di sicurezza poi bisogna essere anche coerenti, anche pagando uno scotto di consenso e ahimè determinando molti disagi per le persone e per le imprese. E sul tema delle imprese, con le imprese liguri abbiamo aperto un tavolo per fare la valutazione dei danni e quindi dell'esigenza di indennizzi conseguenti a quei disagi, che completeremo nella prima settimana di settembre per poter poi ristorare queste aziende dei disagi conseguenti a questa situazione, che ovviamente era imprevedibile, ma gli interventi, vi posso garantire, erano assolutamente necessari.